scelto oggi è quale futuro per questo. Guarda un attimo. E ce lo chiediamo sotto tanti punti di vista, sotto dal punto di vista economico, cioè dal punto di vista anche ideale di quella che è l'idea di Europa che noi abbiamo sempre avuto. Quindi proprio aprendo con Isabella, che insomma sono molto, scusate, però devo chiedervi chi vi lascia il microfono aperto di non creare rumori sottofondo, perché soprattutto quando parleranno i nostri ospiti è molto difficile comprendere quello. Volevo appunto partire con Isabella proprio su una considerazione politica e ideale dell'Europa. Se l'Europa che oggi noi stiamo vivendo è l'Europa che abbiamo sognato, l'Europa che abbiamo cercato di costruire, e se c'è ancora un futuro per quell'Europa che noi immaginiamo, se dobbiamo rassegnarci solamente a questa Europa monetaria, burocratica, tecnocratica che stiamo vivendo non ormai da qualche giorno ma da qualche anno. Quindi ti lascio la parola, ti saluto e ti ringrazio ancora e do il benvenuto a tutti quanti alla nostra settima conferenza online, e partiamo appunto con l'intervento di Isabella. Prego. Sì. Naturalmente dammi tu poi i tempi. Intanto ti saluto, ti ringrazio per questa attività che ci consente anche in questa fase di confrontarci e di stare comunque insieme. Saluto tutti coloro che sono collegati. Noi come storia nostra identitaria siamo sempre stati fortemente europeisti. Naturalmente l'Europa che noi abbiamo sognato era l'Europa dei popoli, devo dire era l'Europa dei popoli, era l'Europa delle radici cristiane, era l'Europa delle civiltà, era l'Europa anche delle piccole patrie, delle identità locali che trovavano una sintesi, non una somma, in un'identità più grande che era quella europea. Quindi noi nasciamo con un sogno europeo e siamo profondamente europeisti. Chi più di noi potrebbe esserlo richiamandosi idealmente alla nostra cultura e alla nostra civiltà millenaria, perché esiste una civiltà millenaria europea. Purtroppo però la realizzazione dell'Europa ci ha profondamente deluso e non è uno slogan, purtroppo è una realtà. L'Europa nella quale che si è realizzata, quella che poi nella quale praticamente noi ci siamo, con la quale noi ci siamo confrontati, è un'Europa non dei popoli, ma è un'Europa delle banche, dei tecnocrati, è un'Europa dei vincoli, è un'Europa dell'austerity, è un'Europa che ti vuole normare anche le cose, diciamo, minime e non sempre significative, anche a costo di soffocare quelle che sono le identità e le sovranità nazionali. È anche una costruzione che ci è costata molto in termini economici, perché anche la moneta economica unica dell'euro è stata un vantaggio per alcuni paesi, in particolare per la Germania, è stata uno svantaggio per altri paesi, tra cui appunto l'Italia. Allora, al netto di tutto questo, naturalmente sono andata proprio per grandissime e superficiali categorie, è evidente che dal mio punto di vista noi non possiamo rinunciare alla nostra vocazione ideale, ovvero quella di immaginare un'Europa che ci piaccia, quindi un'Europa dei popoli e delle tradizioni e della civiltà millenaria. Però è anche vero che quella che c'è non solo non funziona, e lo ha dimostrato in tutte le circostanze in cui sarebbe servito essere Europa, ha dimostrato di non esserci, di non esistere o comunque di non funzionare. Quindi è evidente che l'Europa vada ridisegnata, e dopo questa tragedia che è sanitaria ma che è anche economica, ed è anche di più perché c'è anche un costo esistenziale dietro tutto questo, l'Europa va ridisegnata e la dobbiamo immaginare. Quindi io non, come dire, sfuggirei comunque a questa idea. L'idea è quella di una confederazione di stati europei in cui le identità nazionali, la sovranità nazionale siano, e l'interesse nazionale sia salvaguardato. Voglio citare però, poi Federico mi devi dire tu quanto tempo ho, voglio citare però per concludere il ragionamento, e lo cito perché l'ho letto oggi e quindi tutti lo possono anche andare a ricercare, un articolo bellissimo di Gennaro San Giuliano, che è uscito oggi su Libero, che si intitola Ciao globalizzazione, l'epidemia ha fatto fuori i luoghi comuni della sinistra. Ve lo sintetizzo, ma vi pregherei di andarlo a leggere, perché naturalmente la versione che io darò è minima rispetto alla cultura e anche a quell'efficacia che ha
Gennaro San Giuliano di scrivere oltre che di parlare. Cioè lui fa questo ragionamento. Naturalmente cita autori e filosofi con tutta la sua cultura, quindi parte dal citare il politologo americano di origini giapponesi, Fukuyama, quindi diciamo il teorico del turbo globalismo e anche il teorico della fine della storia, cita poi altri autori, ma qual è il ragionamento che io vi sottopongo e lo rubo da San Giuliano, ma lo rubo perché lo condivido interamente. Cioè lui dice, tutto quello che è successo ci ha dimostrato intanto che non è vero che la storia è finita, e non è vero neanche che con la fine della storia avremmo tutti vissuto in questo paradiso della globalizzazione, perché la globalizzazione non solo ha dimostrato tutta la sua fragilità, ma anche la sua, in realtà, la truffa, perché poi non abbiamo globalizzato le cose migliori, come per esempio i diritti, ma abbiamo globalizzato nel modo peggiore le cose peggiori. Però lui va più avanti, lui dice anche, facendo una serie di passaggi anche di carattere più culturale e filosofico, oltre che politico, e criticando anche una casta di tecnocrazia, che è quella che poi sostiene il tipo di Europa che abbiamo prima, almeno io, abbiamo criticato, lui dice questa elite egemone che cosa ha fatto? Ha distrutto tre pilastri fondamentali, la nazione, lo Stato e la patria. Ed è totalmente condivisibile dal mio punto di vista questa analisi, e ha puntato a disintegrare questo attraverso l'imposizione di un pensiero unico, attraverso l'imposizione di quel tipo di Europa, pensando di riuscire, questo lo dico io in termini un po' più grezzi, a farla franca. In realtà non è così. E allora questo, cito questo articolo che vi ripeto, bisogna andare a leggere, perché in realtà c'è una strada. Lui dice, adesso c'è bisogno del coraggio della tradizione. Dire c'è bisogno del coraggio della tradizione non significa essere dei passatisti col torcicollo, significa invece esattamente il contrario, cioè prendere in mano quella che è la propria identità più profonda, e quindi le radici e le tradizioni, e farla riemergere e riaffermare. Quindi in realtà c'è una prospettiva, e San Giuliano cita naturalmente un testo che per la nostra cultura è fondamentale ed è noto, che è Il tramonto dell'Occidente di Spengler, e lui dice che c'è una proposta anche in quel libro di un'Europa, vi leggo solo tre righe, perdonatemi, culla della civiltà, muove una critica serrata al cosmopolitismo, che è l'opposto della vita, patria, nazione e Stato invece restano i tre sostantivi che hanno ancora un profondo valore nell'indicare una comunità politica organizzata. Allora, in sintesi, scippando le riflessioni di San Giuliano, anch'io dico che questi tre elementi, cioè patria, nazione e Stato, sono quelli intorno ai quali noi possiamo, come comunità politica, anche organizzare e disegnare una visione di prospettiva. Non so se ho parlato troppo o troppo poco, perché non so i tempi, poi comunque ci saranno altri giri, per ora mi fermo qui. Dimmi tu, Federico, se tu hai i pulsanti della situazione. Va benissimo, Isabella, grazie mille per aver insomma introdotto nel migliore dei modi questo argomento, insomma, a me è molto caro questo concetto dell'Europa, e di averci insomma inquadrato, e anche questo spunto di San Giuliano che poi andremo a vedere. Quindi nel frattempo io do il benvenuto, perché si è connesso, a Nicola Procaccini. Apro il microfono di Nicola, che non vedo nelle immagini, nei tanti monitor che ci sono, però hai il microfono aperto, Nicola, quindi ti posso, se parli ti posso sentire. Nicola? Era connesso, si è disconnesso, perché ha problemi di connessione, Nicola, quindi vi chiedo scusa. E vediamo, no, ci dovrebbe essere Nicola, no, non vedo più Nicola. Ok, e niente, cerchiamo nel frattempo di recuperare, c'è Nicola, il microfono. Collaborare senza auricolari, mi sentite? Ecco, adesso ti sentiamo e ti vediamo, perfetto. Facciamo grazie. Senza auricolari. Ok, grazie mille, benvenuto. Ciao a tutti, ciao. Non lo dovesse conoscere, ma la maggior parte di voi quasi tutti lo conoscete, Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d'Italia,
E con Nicola appunto abbiamo deciso di organizzare questa conferenza in un momento caldissimo in cui l'Europa è ovviamente sulla bocca di tutti, sta riempendo le pagine di quotidiani, di principali trasmissioni televisive, perché tanto si parla di questo MES, si parla di Eurobond, si parla insomma di tutto ciò che l'altro giorno l'Eurogruppo ha deciso in un programma che dovrà essere poi approvato dai capi di governo. E quindi io ti chiederei di fare quello che tu fai settimanalmente, Nicola, per iniziare dal ventre della balena, la tua rubrica che oramai ci dà informazioni Oggi la settimanali. faccio dal ventre di casa mia. Dal ventre di casa tua, perché non sei lì a Bruxelles, però di replicare una parte di quella rubrica, tanto nello spiegarci che cosa è accaduto all'Eurogruppo, questo è importante capirlo anche per sapere con cognizione di causa di che cosa stiamo parlando e che cosa accadrà la prossima settimana. Mi sembra di aver capito che l'hanno spostato al 23, se non è. Sì, fra 14 giorni, perché mica c'è fretta. Perfetto, certo, non abbiamo questi dati, e quindi dacci tu insomma un inquadramento e anche dei dati molto più, diciamo, dettagliati e sicuramente approfonditi, e poi ti ricollego anche a quello che ho detto a Isabella dopo questo inquadramento della parte tecnica, anche tu di dirci secondo te dove sta andando questa Europa, sicuramente non nella direzione dell'Europa che noi chiediamo, e se ci sono ancora dei margini per salvare quell'Europa che abbiamo sognato, se dobbiamo arrenderci a questa che attualmente viviamo. Grazie, ti lascio la parola per 10 minuti, così abbiamo tutti gli argomenti e Mi ha poi detto torniamo. 10 minuti? Sì, 10 minuti, vai tu tranquillamente, poi se vedo che stiamo andando lunghi Sì, ti. Perché esatto, fammi un gesto che vuoi fare chiaramente. le più cose possibili, solamente per questo. Chiaramente, intanto saluto tutti, è un piacere incontrarci anche se in questo modo un po', come dire, particolare. Allora, partiamo dalla prima domanda che mi hai posto, quella dell'Eurogruppo. Che cos'è l'Eurogruppo intanto? L'Eurogruppo è la riunione ufficiale tra tutti i ministri delle finanze delle 27 nazioni che compongono l'Unione Europea. L'Eurogruppo non decide, sottopone delle decisioni al Consiglio Europeo. Il Consiglio Europeo assume le decisioni. Il Consiglio europeo è composto dai capi di governo delle 27 nazioni. È stato stilato un documento al termine di questo Eurogruppo. Questo documento è composto da diversi elementi, però diciamo quelli politicamente più sensibili sono quelli che riguardano il famoso MES. Che cos'è il famoso MES? È il cosiddetto fondo salva stati, ovvero quel paracadute d'emergenza per gli stati che sono a un passo dal baratro. Adesso questo MES, questo fondo salva stati è particolarmente insidioso perché noi l'abbiamo visto sulla pelle dei poveri greci. Consente a una nazione che è sull'orlo della bancarotta di avere questo prestito importante dal Fondo Salva Stati. Per inciso, il Fondo Salva Stati, i quattrini del Fondo Salva Stati sono stati messi in proporzione alla grandezza dello Stato, per cui l'Italia, per dirvi, è il terzo contributore del Fondo Salva Stati. Dicevo, l'abbiamo visto con i poveri greci, nel momento in cui ottieni questo prestito, poi le condizioni di rientro, sono quelle del più cinico usuraio, perché, ti vengono imposte delle misure, per il controllo della spesa, come viene chiamato in gergo tecnico, ma che in realtà consiste in una vera mattanza sociale. Perché devi rientrare in tempi rapidissimi a delle condizioni sanguinose che devastano il sistema sanitario, il sistema sociale, la scuola, le infrastrutture di una nazione. Adesso, il MES nel documento dell'Eurogruppo si è stabilito di creare una sorta di sottomes, ovvero si è disposto di creare un fondo salva stati che in realtà non richiede questo tipo di condizioni molto violente,
ma questo fondo può essere attivato soltanto per le spese sanitarie, quindi soltanto per gli ospedali, per le cure mediche, cosa di cui l'Italia in realtà non ha più di tanto bisogno. Peraltro voi sapete che da noi la sanità è anche gestita dalle regioni, quindi in realtà quello di cui noi abbiamo bisogno è del fondo per la ripresa economica. E sul MES senza condizioni per la riforma economica c'è stato il fuoco di sbarramento di tutti i governi del nord Europa, e ci tengo a dirlo perché questa è una cosa che a me fa incavolare particolarmente. I governi più astiosi, più volgari talvolta anche nei confronti non solo dell'Italia ma anche della Spagna e tutte le nazioni del sud Europa cosiddetto, sono governi tutti di sinistra e i più europeisti che ci siano. Qui per dire, l'Olanda è guidata dal premier Mark Rutte, che al di là del nome che già non depone bene, fa parte di Renew Europe, del gruppo parlamentare di Renew Europe, di cui fanno parte Emma Bonino, per intenderci, con Più Europa, Matteo Renzi con Italia Viva, Sandro Gozzi, che è questo scienziato che abbiamo imparato a conoscere, che sta nel partito di Macron, e quindi anche Macron. Ma potrei dirvi la Danimarca, stessa cosa. Il governo danese fa parte del partito, il governo della Danimarca fa parte del New Europe. Potrei dirvi addirittura adesso il nuovo astro nascente della politica europea, che è la giovane premier della Finlandia, su cui adesso si è creata tutta una mistica perché è figlia adottata di due lesbiche, lei pure credo sia lesbica, c'ha proprio tutte le caratteristiche per essere il top del top. E quindi che succede? Succede che lei addirittura fa parte, il premier finlandese, del partito dei socialisti democratici, di SD, quindi dove fa parte anche il Partito Democratico. Ma un po' tutti questi governi più astiosi fanno tutti riferimento alla sinistra cosiddetta europeista. Detto questo, accantoniamo un attimo il MES. Nel frattempo, ecco, cerco, spero che non subire l'invasione di campo di mia figlia, che è attirata da queste videoconferenze come il miele. Dicevo quindi, l'altra elemento su cui si è concentrato il dibattito sono i famosi corona bond o euro bond. Cosa sono i corona bond? Sono dei titoli di Stato garantiti dal debito pubblico di tutti gli Stati europei e che servirebbero a finanziare quella ripresa economica appunto di cui c'è drammatico bisogno. Su questi corona bond c'è stato il fuoco di sbarramento anche qui delle solite nazioni, con la Merkel che fa sempre questo giochino di mandare avanti gli altri, ma chiaramente è la Merkel che poi alla fine tira le fila di tutto questo discorso. Da parte dei paesi del nord Europa non si vuole attivare questo meccanismo del corona bond perché questo andrebbe in qualche maniera a rendere meno forti i propri titoli di Stato, in particolare il titolo di Stato tedesco. E voi sapete che lo spread, cioè quindi la differenza di tassi di interesse tra titoli di Stato, per esempio italiani, e titoli di Stato tedeschi, è esattamente uno di quelle leve con cui la Germania tiene, è la corda con cui strangola la gran parte delle nazioni europee. Per non parlare dell'Olanda, che come sappiamo ha dei regimi fiscali raccapriccianti. Quindi, morale della favola, cosa ne è uscito da questo Eurogruppo? Ne è uscita che sostanzialmente una sconfitta su tutta la linea per l'Italia e per le nazioni del sud. Ci si è aggiornati, come dicevo prima, a fra 14 giorni, come se non ci fosse una particolare emergenza,
anche questo la dice lunga, e quindi tra 14 giorni ci sarà il Consiglio europeo e quindi vedremo un po' che cosa ne uscirà, ma se le premesse sono le conclusioni dell'Eurogruppo, ovviamente c'è poco da fare. Questo per dire quindi dell'Eurogruppo che c'è stato due giorni fa. Per arrivare invece alla madre di tutte le domande, è quella invece relativa a cosa ci facciamo in Europa, che possibilità abbiamo di cambiarla, di modificarla, di migliorare una situazione che è compromessa. Io credo che questa domanda sia molto difficile rispondere in poco tempo, servirebbero giornate, approfondimenti, analisi. Quello che posso dirvi è questo: sentivo Isabella, che saluto, prima citare un articolo che per citare la parola cosmopolitismo. Guardate, io, anche se qualche volta non è simpaticissimo, vi invito a leggere un editoriale che parla proprio di questo, che è uscito sul Corriere della Sera tre giorni fa a cura di Ernesto Galli della Loggia, che dice esattamente questo. Il problema adesso, temo irrecuperabile, dell'Unione Europea è l'aver espunto, come direbbe Conte, un pensiero, una identità culturale, in particolare l'aver espunto la religione, che guardate, per quanto uno possa più o meno andare in chiesa, la religione è da sempre, da quando esiste l'umanità, uno dei collanti principali delle popolazioni. Quindi aver cacciato il sentimento religioso dall'Unione Europea, al punto che oggi non si può neanche dire Buon Natale o Buona Pasqua al Parlamento Europeo, credo che sia stato uno dei peccati d'origine, ma come diceva peraltro qualcuno ben più autorevole di me anni fa. Così come aver anche cacciato e spunto la tradizione classica, anche qui non sembra, ma la matrice del diritto, la matrice del modo di regolare i rapporti fra gli stati, è una matrice classica, e avere quindi cacciato dall'Europa religione e pensiero classico, credo che sia un errore a cui adesso è davvero difficile riparare. Perché quello che ci siamo accorti, soprattutto con questa emergenza, è proprio il fatto che manca il motivo per cui stiamo insieme. Vedete, io ho cominciato a fare politica, e credo non solo io in questa videoconferenza, attaccando manifesti, cantando canzoni che parlavano di Europa. E come l'avevamo immaginata questa Europa? L'avevamo immaginata come un patto solidale fra popoli che si erano scannati fino a qualche anno prima, ma che comunque avevano, dal sangue che ne era colato, coltivato, fecondato la nostra civiltà. E quindi cosa voleva dire per noi l'Europa? Voleva dire stare insieme su pochi grandi temi, su un pensiero innanzitutto, su una cultura innanzitutto. Io quando ho visto, per esempio, adesso l'avrete visto anche voi, il direttore del Centro per la Ricerca Scientifica Europea, un italiano peraltro, dimettersi, beh, quello per esempio, no, ci fa capire come, se c'è un tema su cui dovrebbe esistere l'Europa, è la ricerca scientifica, è mettere in rete tutte le nostre conoscenze, tutti i nostri investimenti economici e sviluppare per esempio la ricerca scientifica insieme. Anche dal punto di vista economico ci sta che noi si faccia un'area doganale unica, dove non ci sono frontiere. Su questo anche è un principio giusto su cui ci può stare. Quello che non ci può stare è l'aver invece, come dicevo, cacciato il motivo culturale, esistenziale del nostro stare insieme. Averlo sostituito con questo mito del cosmopolitismo da un punto di vista culturale, e aver poi a quel punto lasciato all'economia, alla finanza, che è l'elemento più divisivo che c'è in qualunque ambito umano, il compito di tenere uniti queste nazioni. Questo è fallito, e adesso tornare indietro e ricominciare da capo, non è obiettivamente semplice. L'errore economico, per esempio, di aver avuto una moneta unica ma non un
debito unico, e quindi con i conseguenti poteri per la Banca Centrale Europea, questi sono errori che adesso non è facile rimediare. E certo mi spaventa, onestamente, e vorrei sapere a chi non spaventa una Italexit. È chiaro che fa tremare i polsi l'idea di dover rimettere in piedi un sistema economico con una propria moneta, e quindi uscendo anche dagli investimenti della BCE sui titoli di Stato italiani. Insomma, dire, è chiaro che è una roba che fino a qualche giorno fa probabilmente avrei detto una roba utopistica, se non temeraria al punto della follia. Oggi mi rendo conto, e credo se ne stiamo rendendo conto non solo gli italiani, ma anche quella parte di italiani che, come dire, ci ragiona sulle cose, mi rendo conto che adesso comincia veramente, siamo arrivati a un disvelamento delle cose, per cui ragazzi, io credo che bisogna veramente cominciare a ragionare anche sull'Italexit. Non sono analisi semplici che si possono fare così, una chiacchierata tra amici, però sono considerazioni che vanno fatte, su cui dovremo ragionare e poi trarne le conseguenze. Grazie mille Nicola, grazie mille, poi torneremo su alcuni argomenti. Vi faccio due domande veloci. Una, la prima a Isabella, che ovviamente il primo atto che ostile che Conte ha fatto, diciamo, nei confronti dell'opposizione è stato porre la fiducia sul decreto Cura Italia, dopo che l'opposizione ha votato tutta la disponibilità a collaborare, a contribuire a migliorare questo decreto. E il tutto credo che poi si sia riassunto, concretizzato, manifestato nel migliore dei modi in quello scivolone poco istituzionale di ieri sera. Tu come lo hai letto l'intervento di Conte, al di là del cadere, di venir meno al suo profilo istituzionale, è secondo te una persona che sta accusando il colpo e comincia, insomma, anche ad essere abbastanza frustrato di questa posizione, o è solamente il segnale di netta chiusura e di rottura a qualsiasi tipo di collaborazione istituzionale anche con l'opposizione? Sì, grazie Federico, rispondo volentieri a questa doppia domanda, e poi se posso volevo anche dire qualcosa sul MES, perché poi naturalmente tutto si lega. Sul decreto Cura Italia e su tutta la gestione che ci ha portato fino al voto in aula sul decreto Cura Italia, devo dire questo. Quando il governo ha posto il voto di fiducia sul decreto Cura Italia, lo ha fatto, e lo dico perché c'ero, durante la conferenza dei capigruppo, e lo ha detto con nonchalance, come se nulla fosse, mentre nello stesso momento, due sale accanto, si riuniva la commissione bilancio che valutava gli emendamenti. Questo già dà l'idea veramente dell'assenza proprio di, non solo di amore istituzionale, ma anche proprio di volontà di collaborare. Come siamo arrivati a quel punto? Ci sono stati una serie di incontri con i capigruppo di maggioranza e opposizione, e poi c'è stata la famosa cabina di regia. Fratelli d'Italia non è mai mancata a nessuno di quegli appuntamenti e ha sempre portato un elenco di proposte concrete che sono state anche apprezzate, ma purtroppo l'atteggiamento del governo è stato quello, cioè ti sento ma non ti ascolto, perché poi nessuna delle proposte importanti delle opposizioni sono state raccolte. Quindi in realtà era un bluff, cioè un atteggiamento, una finta apertura, che poi con la richiesta del voto di fiducia, quindi un'azione tombale sul provvedimento, ha rivelato la natura e l'atteggiamento reale e profondo di questo governo, cioè di totale e sostanziale chiusura. Ci tengo a sottolineare questo, perché noi abbiamo veramente lavorato con grande senso di responsabilità e con molta compostezza dall'inizio di questa orribile crisi, veramente in tutti i passaggi. Abbiamo messo, come ha detto spesso Giorgia Meloni, abbiamo anteposto al senso, all'appartenenza di fazione, l'interesse della nazione, ma non era uno slogan, l'abbiamo fatto nei fatti, ed è veramente spiacevole. Poi, come è successo l'altro giorno, noi abbiamo votato contro
il voto di fiducia, ovviamente, perché poi questo decreto cura Italia non solo non curerà l'Italia, purtroppo, ma ci si è arrivati con un atto di prepotenza e autoreferenziale che poi in realtà non solo è molto coerente con tutto l'atteggiamento egocentrico di Conte ed è molto coerente nel brutto con quello che è accaduto ieri sera, sul quale penso che non si debba dire nulla perché il giudizio degli italiani sarà sicuramente più efficace delle mie parole, perché abusare di una diretta che viene fatta e che è attesa da tutto il paese, che vuole sapere quando tornerà a uscire, quando tornerà a lavorare, se mai arriveranno i soldi della cassa integrazione o per i lavoratori autonomi, tutte queste cose che il paese è appeso a un filo, aspetta l'appuntamento, il discorso del Presidente del Consiglio, il quale dice due cose su questo generiche, poi ci fa un passaggio sul MES e tutto il resto lo dedica ad attaccare le opposizioni col ditino puntato facendo nomi e cognomi. Non devo dire nulla di più di questo. Quindi io penso che mettendo in fila tutte queste cose e ci aggiungo anche il decreto finta liquidità che a dispetto del suo nome purtroppo non produce immediata liquidità, che è esattamente quello di cui le famiglie, le imprese, i lavoratori avrebbero bisogno e anche tutti i disoccupati che questa crisi enorme ha creato, quindi nuovi disoccupati. Allora questo decreto è fuffa, mettendo insieme quindi tutto questo, la finta apertura che poi non c'era, il voto di fiducia sul decreto cura Italia che poi in realtà non la cura, il decreto finto liquidità e la diretta di ieri sera, beh insomma, mettendo insieme le cose, purtroppo quello che emerge è drammaticamente questa autoreferenzialità di Conte come persona, di un governo diviso al suo interno, molto lacerato, tenuto insieme esclusivamente dalla voglia di restare dove stanno, punto, che fa fatica a fronteggiare la crisi, anche non solo per la gravità oggettiva, ma anche per l'incompetenza e anche per il ritardo con cui loro si sono mossi e anche per la scarsa percezione avuta all'inizio rispetto alla gravità della situazione. Quindi io credo che noi abbiamo la coscienza politica a posto perché abbiamo dimostrato di amare il nostro paese al di sopra di tutto, di metterlo veramente al di sopra di tutto, di fare delle proposte sensate. Io ho l'elenco, non ve lo faccio, delle proposte che abbiamo introdotto e che erano assolutamente realizzabili e che gran bene avrebbero fatto al paese. Ci hanno anche chiesto, ci hanno riuniti per il decreto liquidità, ma poi anche lì in realtà il dialogo era totalmente finto e artefatto. E allora poi arriviamo con questa condotta che si è messa insieme molto chiara da parte di questo governo di non eletti e poi si aggiunge l'ultimo atto, e Nicola ha spiegato molto meglio di me tutto il meccanismo, però attenzione, cioè questo è un atto, loro ci hanno accusato di fare allarmismo su questo, no, in realtà loro hanno bisogno di coprire il fallimento del loro governo, hanno bisogno di coprire il fallimento dell'Italia presso l'Eurogruppo e soprattutto hanno bisogno poi di spiegare, e non so come faranno, a loro stessi, agli italiani, visto che Conte non ha fatto altro che dire sì agli Eurobond e no al MES, e di uscire poi da un Eurogruppo in cui Gualtieri firma esattamente il contrario, cioè sì al MES e no agli Eurobond. E se, non so, viene da sorridere pensando a Conte che con questo atteggiamento muscolare diceva se non ci aiutate ce la faremo da soli, eccetera, cioè tutti atteggiamenti che poi non hanno conseguito coerentemente in nulla. Allora qui siamo a un punto estremamente importante: Conte è ancora in tempo, quando ci sarà il Consiglio europeo, a dire no rispetto alla proposta, all'accordo raggiunto dall'Eurogruppo. Mi corregga Nicola, che saluto se sbaglio, cioè lui sarebbe in tempo per dire no e quindi sarebbe coerente con quanto ha dichiarato in pompa magna fin qui. Dubito che lo farà, voglio anche vedere come si mettono al loro interno, perché noi, ognuno di noi potrebbe tirare fuori qui dichiarazioni dei 5 Stelle dall'altro ieri a ritroso, in cui 5 Stelle hanno detto mai il MES, e se invece poi questo accordo dell'Eurogruppo
viene sottoscritto e l'Italia ci sta, che cosa diranno alla piattaforma Rousseau e a loro stessi e alla loro coscienza, se ne hanno una? Non lo so. Allora, qual è il punto del MES? Noi non siamo degli allarmisti, noi siamo quelli che il MES hanno contestato, non ieri e non l'altro ieri, ma molto prima, attraverso atti, dichiarazioni, e voglio anche ricordare che quando si è scatenata quella fretta di sottoscriverlo, siamo stati noi i primi a porre il problema. In aula, io oggi sono andata a rivedere i nostri interventi quando Conte è venuto una prima volta con un'informativa urgente ed era il 2 dicembre 2019, poi è tornato con le comunicazioni dell'11, noi abbiamo presentato anche mozioni dove denunciavamo, per inciso, la immunità dei componenti del MES, i loro stipendi stratosferici, un meccanismo malato e maledetto, e insieme a questo denunciavamo il fatto che l'Italia, che non ha preso un solo euro fin qui, ha contribuito con 15 miliardi di euro sui 125 che in qualche modo avrebbe sottoscritto. Questo è un meccanismo che scatta e scatterebbe, lo ricorda anche l'accordo dell'Eurogruppo, scatta nel momento in cui un paese si trova in una condizione di debito. Lo abbiamo visto quello che è successo con la troica strozzina applicata alla Grecia. Allora bisogna stare molto molto attenti, anche perché questa finzione del MES light, come diceva Nicola giustamente, è una truffa che si aggiunge alla truffa generale, perché quando loro dicono non ci sono le condizionalità, omettono di dire che le condizionalità non ci sono soltanto per quella linea sanitaria che ricordava Nicola, che non è quella che ci serve per salvarci. Quindi, in sintesi, e chiudo perché sono stata un po' troppo lunga, qual è la verità? Che il MES serve alle banche tedesche e ai suoi alleati che hanno i crediti avvelenati, e ancora una volta l'Europa si rifiuta di salvare i propri membri in difficoltà, cioè si voltano le spalle all'Italia, perché quando si toglie da quell'accordo dell'Eurogruppo non solo l'Eurobond, ma qualsiasi titolo anche sotto altro nome che comunque poteva avere essere un'iniezione di liquidità nell'economia, vuol dire condannare l'Italia a cavarsela da sé. Ma se ce la dobbiamo cavare con Conte e compagni, non lo so, sono molto, davvero molto preoccupata. Grazie mille Isabella per questo approfondimento e soprattutto per alcuni chiarimenti. E torno su Nicola. E Nicola, a parte che in queste ore, in questi giorni, la spucchevole ricerca di chi ha votato in un modo o nell'altro, 2010, 2011, 2012, tra l'altro dicendo un sacco di fesserie, Conte in primis, è che qui il problema non è il fatto di aver votato e istituito il MES sta lì e c'è, il problema è se qualcuno ne accede e ne fa richiesta, cioè quindi il dibattito che loro tentano di spostare in questa fase è tutt'altro. Esiste il MES, perfetto, noi potremmo non vederlo mai, non aderire mai, non attivarlo mai. Questo si sta chiedendo a Conte. Allora emerge, Nicola, credo c'è una spaccatura tra Gualtieri e Conte, e quindi all'interno della maggioranza, sia qui in Italia che a Bruxelles, su come ci si muove su questo versante, oppure realisticamente cosa potrà fare Conte per mantenere la sua posizione il 23 aprile? Lo lascio dire a te. Sì, la sensazione che ci sia una spaccatura tra il Premier e il suo Ministro delle Finanze c'è, perché è proprio una cultura. Vedete, io ho conosciuto Gualtieri nei mesi in cui faceva l'europarlamentare prima di diventare ministro, e nel Parlamento europeo, se tu chiedi qual è l'uomo delle banche, l'uomo del sistema finanziario in Europa, ti dicono, ti avrebbero detto fino a diventare ministro, Gualtieri. E Gualtieri fa parte di quella cultura di europeismo acritico che ci ha portato dove siamo arrivati. L'europeismo acritico fa sì che non
ci sia mai un interesse nazionale da difendere, perché va sacrificato sull'altare dell'interesse europeo. Al di là delle considerazioni di merito, se tutti facessero lo stesso ragionamento, sai, la verità è che lo fa solo l'Italia. Cioè, la Germania è all'interno dell'Unione Europea, come la Francia e come tutte le altre nazioni, per valorizzare il proprio interesse nazionale. Noi questo, forse perché, ripeto, la sinistra ha un vecchio retaggio di antinazionalista, la sinistra questo ragionamento non l'ha mai fatto, ed è sempre stata la sinistra a guidare l'Italia all'interno del processo europeo. Cerco di essere ancora più specifico, anche perché ho letto una domanda che, se non sbaglio, faceva riferimento a questo. Da molti e molti anni Francia e Germania hanno creato un asse e hanno deciso di muoversi all'interno dell'Unione Europea sempre, sempre, sempre in maniera tale che qualunque cosa si muovesse in Europa fosse funzionale all'interesse francese e tedesco. Ora, l'Italia in questi anni poteva provare a scardinare questo asse, non l'ha mai fatto. Poteva provare, per esempio, a creare quell'alleanza del Mediterraneo, delle nazioni del sud, non l'ha mai fatto. Poteva provare a creare un asse con i cosiddetti paesi del patto di Visegrad, no, di Visegrad, scusate, sì, comunque dell'Europa dell'Est, per intenderci. Ora, tutte quelle nazioni dell'Europa dell'Est hanno in comune il fatto di essere nazioni che sono uscite dall'incubo del comunismo, quindi sono nazioni affini a noi anche da quel punto di vista, però non è stato mai curato questo tipo di rapporto. Per cui oggi, come dicevo, anni e anni di europeismo acritico hanno fatto in maniera tale che l'Italia fosse probabilmente l'unica nazione che davvero non ha mai perseguito l'interesse nazionale all'interno dell'Unione Europea. E oggi ne paghiamo drammaticamente le conseguenze. Quindi, Federico, adesso non mi ricordo neanche esattamente qual era il tema della domanda, ma cosa può fare realmente Conte il 23, ecco, cioè, per mantenere la sua posizione? Conte credo che sia in un cul-de-sac che, per essere onesti, anche se ve lo dice uno che ieri sera gli avrebbe dato un cazzotto in un occhio, non è una situazione figlia di Conte. Come dicevo, è una situazione, è un isolamento, è un depauperamento della forza contrattualistica dell'Italia all'interno dell'Unione Europea, che è figlia di anni e anni e anni e anni di europeismo acritico. Quindi oggi noi arriviamo nel momento della più grave crisi economica, oltre che sanitaria, dal dopoguerra ad oggi, e ci arriviamo senza munizioni, senza armi, ci arriviamo scarichi di alleanze, con un'economia debole, con un debito pubblico altissimo. Ci arriviamo privi di forza contrattuale, e quando non hai forza contrattuale e vai a trattare insieme con altri governi che hanno forze contrattuali più alte della tua, sono dolori. Per quello io la vedo male. L'unica, se mi devo dire cinicamente, gli unici che in questo momento sono forse in grado di spostare gli equilibri a vantaggio dell'Italia sono i francesi, perché quell'asse franco-tedesco
se la Francia, in un momento evidentemente disperato anche per la Francia, perché anche la Francia ha un debito pubblico altissimo ed ha un disperato bisogno dei cosiddetti, adesso li hanno chiamato recovery bond, se la Francia riuscisse in questo momento a disallinearsi dalla Germania e a guidare, perché diciamo la verità, non sarà certo l'Italia a guidare il fronte, se fosse la Francia davvero a farlo, forse l'Italia per caduta avrebbe, riuscirebbe forse a ottenerne qualche vantaggio. Ma la situazione è drammatica. Io mi permetto soltanto di dirvi una cosa, però non starei neanche però ad impiccarmi al discorso degli euro bond o dei recovery bond o dei corona bond, quello che volete chiamare, perché ci sono anche altre vie d'uscita. Qualche giorno fa un economista addirittura tedesco sulla stampa, 3 giorni fa se non sbaglio, per cui magari andatelo a vedere chi ha voglia, diceva che guardate che probabilmente la via maestra per l'Italia sarebbe quella semplicemente di sospendere i trasferimenti per alcuni anni. Sospendere, voi sapete che l'Italia è un contributore netto, cioè nel senso versa più di quanto riceve. Se anche semplicemente questo delta potesse essere sospeso per 7 anni, probabilmente ci darebbe quelle risorse per poter affrontare questa emergenza non con le fregnacce di Conte, i prestiti fatti in banca a tassi di interesse più alti di quelli di mercato, ma con risorse economiche reali. Qualcun altro parla, se non sbaglio diceva anche Giorgia, riprendersi quei 15 miliardi che abbiamo versato al Fondo Salva Stati, al MES, è un'altra ipotesi. C'è l'ipotesi Tremonti, chiamiamola così, quella di emettere dei titoli di Stato italiano a lunghissima scadenza, magari privi di tasse, che sarebbero una sorta di, diciamoci la verità, di oro alla patria, no? Perché è chiaro che vorrebbe dire andarsi, chi se lo può permettere, anche piccoli risparmiatori, andare a prendersi questi titoli di Stato che magari potrà soltanto fra 50 anni riavere indietro, ma magari può essere un lascito che uno fa ai propri nipoti, ai propri figli. Comunque è una, c'è una suggestione che può anche funzionare. Insomma, comunque l'Italia ha qualche via d'uscita al di là delle trattative che si consumano a Bruxelles e che ci saranno fra 14 giorni. Bisognerà pensarle tutte, di sicuro non si può pensare di sperare nella generosità di chi non ha alcuna generosità, di chi persegue il proprio interesse nazionale, lo fa in maniera cinica, violenta, prepotente, addirittura approfittando della debolezza che in questo momento hanno alcune nazioni, tra cui l'Italia. Però insomma delle vie d'uscita ci sono, io spero, da italiano, al di là dell'antipatia che mi ha scatenato ormai il premier italiano attuale, spero che l'Italia ne esca nel miglior modo possibile. Grazie Nicola. Allora, dopo questa bellissima, e ringrazio Isabella e Nicola, non solo introduzione ma anche spiegazione di tanti meccanismi che magari, come diciamo prima, sui titoli dei giornali o nei telegiornali non riusciamo ad approfondire, quindi grazie per questo grande contributo al dibattito. E andiamo velocemente agli altri interventi, in modo che poi così ci lasciamo un po' di tempo per le domande, perché vedo che insomma, un po' di persone hanno scritto, anche se nei vostri interventi già avete risposto ad alcune domande che sono state fatte. Io vorrei introdurvi, l'ho già fatto all'inizio, per chi si è collegato dopo lo rifaccio, Michel Maritato, che è un nostro esponente di Fratelli d'Italia. Michel è uno scrittore, un giornalista, una persona che in passato ha scritto anche delle pubblicazioni sulla finanza e sul sistema bancario italiano e europeo, quindi con Michel io vorrei entrare proprio in questo ambito, anche prendendo spunto dalle parole di Nicola, cioè, quindi riprendere le banche, la sovranità monetaria, il patto di stabilità, tutto ciò che in qualche modo è poi il vero nodo della questione del perché quindi ringrazio Michel e ti lascio la parola per questo tuo intervento. Grazie per aver partecipato alla conferenza.
Intanto grazie a te Federico per aver organizzato questa conferenza, sicuramente di una grandissima, di un grandissimo interesse, di una grandissima attualità. E ti devo ringraziare un po' meno per avermi messo dopo due grandi personaggi come Nicola e come Isabella, che sono, quindi io mi sento un po' in difficoltà insomma, a prendere la parola dopo loro, no? Quindi comunque ti ringrazio ugualmente, faccio un buon pomeriggio a tutti quanti, vedo anche fra parecchi colleghi che sono collegati, parecchi giornalisti, mi fa piacere, vuol dire che insomma diciamo cose che sono di pubblico interesse e di importanza non indifferente. Ma per quello che riguarda un po' la mia visione monetaria dell'Europa, il problema è semplicemente questo: è stato tutto quanto studiato già prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, studiato tutto quanto in Francia, studiavo questo sistema europeo moderno, lo studiò François Perrou, che era un economista, un filosofo francese, che fu uno di quelli che peraltro studiò anche le tecniche economiche durante il nazismo. E studiò questo fronte franco-tedesco che doveva poi, 50 anni dopo, dominare tutta quanta l'Europa. Come fece questa cosa? Cosa venne in mente a lui e cosa venne in mente peraltro anche agli americani dopo che ci hanno colonizzato? Venne in mente di creare un sistema monetario internazionale che si rifà a un grandissimo sistema monetario che è il New Modern Money Mechanics, che è un sistema monetario internazionale americano, e dove in pratica la proprietà della moneta, come diceva giusto prima Isabella, per distruggere uno Stato bisogna distruggere la patria, la nazione, lo Stato stesso. Come si fa a distruggere la patria, la nazione e lo Stato? Si fa togliendogli la sua moneta monetaria. Quindi di chi sono i soldi che sono all'interno dell'Europa o i soldi che circolano in Italia? Una volta i soldi che circolavano in Italia erano di proprietà dello Stato, quindi dei cittadini. Successivamente, dopo la sottoscrizione dell'entrata in Europa, non lo sono più. Erano di proprietà di chi? Della banca, perché c'era scritto, infatti noi vogliamo andare a vedere sulle banconote di quel tempo, c'era scritto biglietto di banca. Quindi la proprietà era della Banca d'Italia. Allora, diciamo così, una breve domanda un po' per tutti, no? Ma se i soldi sono i nostri, quindi dello Stato, perché le banche ce li prestano? Semplicemente perché, come avviene l'immissione del denaro in una nazione, nel cash flow, quindi nell'attivo circolante di una nazione? Avviene tramite il prestito, quindi lo Stato fa, nel caso prima, lo Stato faceva richiesta alla Banca d'Italia di eventuale liquidità, quindi iniezione di liquidità, la Banca d'Italia prestava i soldi, stampava del denaro che prestava lo Stato e lo Stato in garanzia dava dei titoli chiamati titoli del debito pubblico. Questi titoli del debito pubblico servivano a garantire il rientro di questo denaro che la banca aveva preso, aveva stampato, aveva prestato allo Stato tramite il mercato dei capitali privati, cioè tramite le banche più piccole. Cosa accade? Tutto questo accade in Italia prima dell'entrata in Europa, c'era il pareggio in bilancio e quindi chiaramente il debito che noi avevamo nei confronti della Banca d'Italia era un debito aleatorio perché poi si chiudeva il bilancio in pareggio, non avevamo nessun debito con nessuno. Oggi il debito è reale, oggi il debito c'è perché noi invece andiamo a chiedere i soldi in prestito alla BCE, che è la Banca Centrale Europea, e di conseguenza quando noi stacchiamo i titoli del debito pubblico a garantire queste iniezioni di liquidità che andiamo a chiedere alla BCE, sono dei denari che noi dobbiamo restituire alla cosiddetta Comunità Europea e quindi poi successivamente sono obbligatori e necessariamente sono importantissimi e non ci possiamo sottrarre i tagli alla sanità, i tagli alla cultura, Italia alla scuola, Italia a qualsiasi cosa perché dobbiamo comunque rientrare in questi standard, in questi parametri che venivano dati anche dal patto di stabilità che come mi allaccio a quello che diceva Nicola, Italia e Francia sono le nazioni che hanno il più grande e più imponente e massiccio e importante debito pubblico nei confronti della Banca Centrale Europea e quindi sono quelle che praticamente quando abbiamo sottoscritto questo patto di stabilità erano quelle più a rischio e quindi sposare questa idea della Francia che magari invece tira il carretto, potrebbe essere questo vantaggio molto importante per l'Italia che invece potrebbe affondare nell'adesione e nell'attivazione, perché ricordiamo che già è stato aderito il MES, nell'attivazione del MES l'Italia potrebbe definitivamente affondare. Quindi tutto questo noi lo dobbiamo necessariamente, dobbiamo ringraziare le sinistre che ci hanno governato
per anni che hanno sottoscritto questi patti che sono entrati in Europa, hanno fortemente voluto la nostra entrata. I risultati sono che hanno bruciato dal 2016 al 2019 457 miliardi di prodotti tecnofinanziari, le cosiddette scommesse finanziarie. La disoccupazione è salita del 12% dal sud Italia, differentemente dal nord. Ci sono il 40% dei fallimenti in più, l'11% delle persone, degli italiani, oggi non riesce a riscaldarsi. E questi sono dati, sono reperibilissimi dall'Istat, cioè non è che me li stiamo inventando, li stiamo tirando a caso. Andiamo sull'Istat, andiamo sugli studi della CGA anche di Mestre, possiamo trovare tutti questi dati che sono importantissimi. Il 50% delle pensioni italiane oggi non raggiunge i 1000 euro, quindi l'Italia, no? Il paese delle pensioni, non riesce a vivere con una pensione al di sotto del 50%. Tutto questo è creato dal fatto che noi non abbiamo più una sovranità monetaria, dal fatto che noi dobbiamo chiedere i soldi in prestito alla banca centrale, che ricordiamo, le banche centrali non sono banche pubbliche, non sono banche di istituzione pubblica, sono soggetti di diritto pubblico, ma non sono pubbliche. Ricordiamo che la Banca d'Italia è composta dalle 7 più grandi banche italiane, da 2 assicurazioni e una partecipazione dell'INPS e del Ministero del Tesoro, ma in piccolissima parte. E la Banca Europea, Centrale Europea, è composta da tutte le banche centrali delle varie nazioni. Quindi ci ricordiamo che noi chiediamo dei soldi in prestito a dei privati che non sono delle banche pubbliche, come ci insegnano le università e come la grandissima costituzione intellettuale della stampa a gettone ci vuole far credere, ma sono delle banche private che ci prestano dei soldi che noi dobbiamo ritornare indietro con un interesse e devono essere garantiti da questi titoli del debito pubblico. La differenza di questi titoli del debito pubblico, che se ci prestano 1000 miliardi noi dobbiamo restituire 1100, la differenza di questi 100 generano il valore del cosiddetto spread, quindi la guerra dello spread che tanto è stata decantata in questi ultimi anni e che rientra a far parte di quei rigore e di quell'austerity del quale parlava prima Isabella e che ci ha portato sul baratro e saremmo costretti, ormai purtroppo il MES sarà, io sono contro chiaramente il MES assolutamente, ma sarà uno strumento finanziario del quale prima o poi tutti gli stati saranno costretti a sottoscrivere. Stanno costretti a sottoscrivere se non escono da questa Europa. Se non escono da questa Europa, io sono d'accordo anche con Nicola che diceva che in questo momento uscire dall'Europa diventa un bagno di sangue, però chiaramente non sarà adesso, non sarà poi, ma prima o poi bisognerà anche pensare a questo, anche perché questo MES, ripeto, è stato 50 anni fa. Questo MES non è una nuova invenzione, un nuovo strumento, è stato pensato 50 anni fa, è stata pensata 50 anni fa una polizia sovranazionale che diciamo può prendere sembianze della nostra Guardia di Finanza, che vigilerà negli stati dove uno stato non riesca a restituire questo debito contratto con il MES. E questa polizia già esiste, ha la caserma Fatalità dove ce l'ha, in Italia, a Chinotto, si chiama l'Eurgendfor, di cui l'Italia già paga centinaia e centinaia e centinaia di milioni di euro per mantenerla. Chiaramente lo paga l'Italia, non lo paga né la Germania né la Francia, che invece si distruggono sempre dal punto di vista proprio materiale e delle parole. Quindi siamo veramente in mano a dei criminali che applicano una chemioterapia all'Italia che ci porterà probabilmente a una chemioeconomia e una distruzione di massa dei mercati. Quindi saremo costretti o a fallire come la Grecia o ad aprire gli occhi e cominciare a pensare a sottoscrivere un Italexit. Peraltro un Italexit di difficile fattura, perché ricordiamo, e qui me lo possono confermare loro che sicuramente sanno più di me in questo campo, non esistono i criteri per la fuoriuscita dei paesi membri dell'Europa dal trattato di Maastricht. Sono stati istituiti i trattati per entrare, ma non sono stati istituiti le condizioni per uscire. Peraltro sono stati scritti totalmente in inglese, alcuni sono inconcepibili anche a chi li ha scritti, agli tecnocrati che hanno scritto queste norme per l'entrata all'interno della Comunità Europea, perché appositamente non c'è, ricordiamo che il governo europeo è un governo che non ha potere di legiferare, perché come diceva giustamente anche il nostro Nicola, è un governo in cui noi abbiamo una Comunità Europea un po' fatta così, nel senso dove tutti hanno un debito diverso e quindi chiaramente ognuno cerca di portare l'acqua al suo mulino, sarebbe difficile avere un governo che va unicamente in una direzione globale. Quindi finché non avremo questa probabilità di uscire, sicuramente la fine dell'Italia sarà quella di sottoscriverlo, questo MES in attivazione, e lì sarà la fine di tutti quanti, la fine di tutti gli stati che lo sottoscriveranno. Ricordiamo, perché
una volta che si attiva il MES, noi dobbiamo restituire i soldi che abbiamo preso in prestito, li dobbiamo restituire totalmente insieme agli interessi che ne maturano, e li dobbiamo restituire entro un termine minimo, che non sono dei termini lunghissimi. Se non li restituiamo, il MES, che ricordiamo sempre è un istituto di diritto privato, non è un istituto di diritto pubblico, ha la facoltà di pignorare direttamente le proprietà dei cittadini, le proprietà di tutti quelli, dei grandi contributori, dei grandi evasori, e ha il controllo, avrà il controllo pieno tramite questa nuova polizia valutaria che è l'Eurogame Default. Non è domani, non sarà dopodomani, però ci dobbiamo mettere in testa che da qui a breve, da pochi anni, probabilmente ci troviamo in una sorta di dittatura finanziaria che non abbiamo mai conosciuto prima. Grazie, grazie mille Michele, veramente per l'approfondimento, per alcuni chiarimenti. Ovvio che l'Europa in questi due mesi ha palesato tutte le sue debolezze, tutte le sue mancanze, e veramente si sta mettendo in discussione ancora. Anche quelli che prima non erano euroscettici stanno diventando euroscettici, perché di fronte a questo atteggiamento che fa venire meno proprio il senso di solidarietà che dovrebbe essere più secondante dell'Unione, si stanno interrogando se ha senso o meno rimanere in questa Unione Europea. Io, prima di dare la parola a Luca Pamiani e a Francesco Cavasso, chiedo di aspettare magari un altro po', alternerei con qualche domanda. Vedo che c'è una domanda da parte di Domenico Nacchere, che tra l'altro saluto. E, Domenico, ti do la parola, ti chiedo di porre la domanda, cioè di specificare a chi pone la domanda, poi dopo che l'interlocutore ti possa rispondere. Prego, Domenico. Sì, grazie Federico, rinnovo sempre i complimenti per questi interessanti incontri che state organizzando. In realtà le domande sono tre e le faccio a tutti e tre. Intanto inizierei da Michel Maritato. La domanda che gli volevo fare è questa. Intanto io credo che questo per l'Italia exit sia il momento peggiore, anche ipotizzarlo, perché siamo in un momento di debolezza, e poi di fatto per quello che i dati obiettivi sono che di fatto noi siamo una colonia, nel senso che avendo questa sudditanza monetaria abbiamo anche una sorta di debolezza nei confronti dell'Europa. Allora io chiedo a Michel Maritato, uscire dall'Europa oggi o uscire domani? Oggi secondo me non è ipotizzabile per questo momento di particolare debolezza che l'Italia sta facendo, sta attraversando. Io credo che rispetto all'Inghilterra, che sono stati più furbi perché hanno mantenuto la sterlina e quindi hanno comunque mantenuto un'autonomia monetaria, io credo, la domanda che pongo a Michel Maritato dal punto di vista economico, quale sarebbe, è ipotizzabile stabilire di che grandezza sarà la svalutazione monetaria in Italia? Partendo dal presupposto che gli italiani è un popolo di risparmiatori, quindi comunque secondo me ce la potrebbe fare. Il uscire dall'Europa oggi o domani, quale sarebbe una previsione pessimistica in termini di svalutazione monetaria e quindi di povertà e di quant'altro? Quindi questa è la domanda che faccio. Che faccio, Federico? Rispondono singolarmente oppure le faccio tutte e tre? Allora, poi... se tu velocissimamente le fai tutte e tre, facciamo rispondere loro velocemente, se no cerchiamo di non dare la parola ad altri. Ok. Invece a Nicola Procaccini volevo chiedere questo. Lui ha parlato di europeismo acritico, che in realtà è una forma di globalismo, nel senso che oggi il sovranismo, se l'Italia avesse portato avanti una forma di sovranismo, ci avrebbe forse tutelato da questo virus che diciamo che si è diffuso anche perché le frontiere sono state straaperte. Ora, il problema è questo. Io chiedo a Nicola Procaccini, già Salvini minacciò di non versare quanto noi diamo all'Europa. Dunque, l'unica tutela a questo punto può essere, se non si arriva a quel MES senza condizioni,
l'unica tutela per noi può essere minacciare, come fece Salvini, anche se fu isolato, dice noi non vi diamo, cioè non ci devono dare loro l'assenso a non versare soldi, ma noi diciamo se voi non ci aiutate e siete ostili così come lo siete stati fino ad oggi, noi non vi verseremo più per i prossimi 7 anni, come si ipotizzava, non vi verseremo più quello che noi dobbiamo all'Europa. È possibile questo? Quali saranno le ripercussioni? Può essere uno strumento di discussione, visto che noi abbiamo un'Europa che non solo non c'è amica, ma è un'Europa ostile, che ha, tra l'altro, avete visto, gli unici paesi che sono stati vicini a noi sono stati l'Albania, Cuba, la Cina e la Russia. Quindi l'unica solidarietà noi l'abbiamo avuta da questi stati, anzi abbiamo avuto dall'Europa non soltanto non solidarietà, ma anche inimicizia nel momento in cui sono stati bloccati materiali sanitari che erano diretti all'Italia e che noi avevamo pagato. Quindi noi non abbiamo in Europa degli amici, ma abbiamo dei nemici oggi, dei nemici che ci hanno tra l'altro combattuto creando questa forma di dipendenza e tra l'altro creandoci ulteriori danni. Invece ad Isabella Rauti volevo chiedere questo. Io condivido in tutto quello che è stato detto. Volevo chiedere a Isabella, si paventava la possibilità di un governo Draghi, è una fantasia o c'è la possibilità che alla fine esca fuori un governo Draghi dal cilindro? Perché io vedo Conte, nonostante i sondaggi lo diano in percentuali altissime, io lo vedo particolarmente debole in questo momento, perché c'è stata una responsabilità nella sottovalutazione del virus, competenze, ritardi, questo non ne parliamo, forse col senno di poi ne parliamo, però in ogni caso la sottovalutazione c'è stata. C'è la possibilità quindi che all'orizzonte si profili, superata questa fase emergenziale, un governo Draghi? Grazie mille. Allora, velocissimamente il giro, Michel, Nicola e Isabella. Vai Michel. Sì, allora, due risposte. Intanto sono Domenico, sempre un piacere incontrarlo. E due risposte velocissime, una politica e una economica. Quella politica è dire Italexit, fare populismo, usciamo dall'euro e tutte queste cose qua. Quella economica è che dall'Europa, quindi dal trattato di Maastricht, non si può uscire, è irreversibile. L'adesione all'Unione Europea è irreversibile, come sarà irreversibile l'adesione al MES, come sarà irreversibile gli strumenti di tecnofinanza che ci hanno propinato fino ad oggi. Non esistono assolutamente delle possibilità di uscire, e sono state sottoscritte dai nostri tecnocriminali di chemio economia, chiamati i vari, e fa parte di questa gente anche Draghi, Monti, Amato, Prodi, questa gente qui hanno sottoscritto un contratto capestro che ci hanno fatto entrare in questa Europa, dove non esiste la possibilità effettiva di uscire. Terza risposta, che un po' conclude tutte e due: se dovessimo uscire dall'Europa, cosa non fattibile adesso, in questo momento non è fattibile, ma se si potesse uscire dall'Europa, ci sarebbe un default finanziario, perché noi manterremo un debito nei confronti dell'Europa in euro, ma avremmo come moneta nazionale la lira, che è nettamente inferiore, e quindi ci porterebbe al default finanziario. Quindi avremmo doppio debito e un attivo circolante inferiore all'interno della nostra nazione, che sarà distruttivo per tutti quanti. Grazie mister. Nicola. Ma dunque, tanto per quanto riguarda il discorso del MES senza condizioni, a parte che i paesi del nord non lo accetteranno mai, comunque occhio, perché comunque accedere al MES crea una sorta di stigma sulla nazione, che insomma poi diventa difficile togliersi, perché vuol dire di fatto comunicare al resto del mondo che sei in default, e quindi a quel punto piazzare i tuoi titoli di Stato diventa veramente, veramente difficile. Quindi andrei a escludere anche il MES senza condizioni. Dopodiché, per quanto riguarda invece il resto, alla fine è un po' la stessa. Rispondo come ha risposto Michel,
come anche hai detto te, siamo nel periodo, nel nostro momento peggiore. Di fronte abbiamo delle scelte dove non ci sono dei protocolli. Ci troviamo in una sorta di terra di nessuno, dove è davvero difficile orientarsi, perché è un territorio totalmente inesplorato. Io andrei avanti per gradi. Ora quello che cercherei di fare è difendere la posizione dell'Italia creando un sistema d'alleanze che sia capace di cambiare il risultato della partita. Dopodiché, parallelamente, cercherei di attivare tutte quelle formule di autofinanziamento, non la patrimoniale che ho letto su una delle domande, perché la patrimoniale andrebbe a colpire proprio la carne viva degli italiani, perché se c'è una cosa, è stato detto, che noi abbiamo sono i nostri risparmi, spesso siamo proprietari delle nostre case, quindi la patrimoniale è veramente la bomba H da cui poi sarebbe difficile far ripartire l'economia, però comunque questo non è neanche una delle cose che ci sono in campo. Come dicevo, ci sono delle soluzioni intermedie, il fatto di fermare i trasferimenti all'Europa per tot anni è sicuramente una ipotesi, ma anche qui non c'è nulla di scritto. Io non credo che ci sia anche qui un protocollo per cui è stabilito che uno Stato in particolari condizioni possa stoppare i trasferimenti all'Europa oppure trasferire meno di quello che è stato prestabilito. Questo non so dirvelo, sinceramente non lo so. Ho letto su un quotidiano autorevole, da parte di un economista autorevole, come dicevo, peraltro tedesco addirittura, che peraltro diceva una cosa che timidamente penso anch'io, e non so se Michel pure pensa, ma un eventuale euro bond o recovery bond o corona bond sicuramente andrebbe a discapito dei titoli di Stato più forti, come per esempio quello tedesco, ma anche a discapito di quelli italiani. Quindi sì, per carità, siamo in una situazione in cui non è che possiamo fare troppo gli schizzinosi, però insomma anche lì è un'arma a doppio taglio. Quello di cui noi abbiamo bisogno in questo momento è proprio liquidità, è proprio denaro. Denaro non potendo stampare moneta, perché chiaramente non c'è stata questa facoltà, l'idea di poter riprendersi indietro quanto versato al fondo salva stati è fattibile, è stato detto, ma si può fare, esistono protocolli che ci consentano di farlo? Boh, sinceramente non lo so. C'è questa, ripeto, questa possibilità di questi titoli di Stato italiano a lunghissima scadenza, attualmente mi sembra la cosa sicuramente più alla nostra portata, nel mentre che va avanti questa discussione sterile, fastidiosa, rimandata a fa 14 giorni. Io impazzisco per questa cosa. Ma com'è possibile che ci si rimanda a fra 14 giorni una decisione del genere? Come se noi stessimo in mezzo a un mare di... Insomma, non avete capito. Questo fa capire veramente di come dentro l'Unione Europea ci sia qualcuno... Hai proprio la sensazione che ci sia qualcuno che voglia rovistare alla ricerca dell'argenteria tra le macerie. Perché se no non si spiega neanche questo, dovreste riunirvi a oltranza a trovare una soluzione, non che ci si rimanda fra 14 giorni, vediamo nel frattempo come sono andate le cose, se ne manda i pazzi, però tant'è. Tocca Isabella. Eccomi. È ipotizzabile, c'è qualche immagine di questa ipotesi Draghi dopo Conte? Sì. Allora, però voglio dire questo, perché dopo l'intervento di Michel, che saluto e che ringrazio, in realtà bisognava ricominciare la videoconferenza da capo, perché ha detto tante cose così interessanti che meriterebbero come dire, di tornarci sopra, e quindi mi propongo dopo il 23 un'altra puntata, e facciamo parlare prima a lui, che è molto bravo e che ci insegna, e poi parlo per me e poi io di seguito.
C'è una cosa che vorrei aggiungere, poi vengo a Draghi. In realtà questo accordo dell'Eurogruppo ha quattro punti, vado per sintesi. Il primo è quello della Banca Europea di Investimento, il secondo è la SURE, l'altro l'attivazione del MES. Poi ha un quarto mezzo punto, perché in realtà è solo accennato, che è proprio quello dei recovery bond, che sarebbero quelli per la ripresa, che teoricamente dovrebbero essere finanziati in parte dal bilancio dell'Unione Europea e in parte, diciamo, da famosi appunto euro bond. Non è un caso che questo aspetto, che sarebbe di importanza estrema per tutti, non trovi centralità nell'accordo, anzi sia marginale, genericamente accennato, e quindi non sappiamo che fine farà, perché invece quello doveva essere il punto cardine. Perché in realtà, perché questo punto così importante è stato marginalizzato? Perché i paesi rigoristi chiaramente non lo vogliono. Non lo vogliono, e quindi noi abbiamo questo, un'Europa che ha avuto un asse trainante, come diceva mi pare Nicola, l'asse franco-tedesca, che fin qui ha tenuto e che adesso potrebbe però in realtà, come dire, essere spezzata, perché la geopolitica e anche gli aspetti economici sono differenti ora. Adesso c'è questo asse preferenziale Germania e Olanda. L'Olanda, si è detto per inciso, è quel paese, quel paradiso fiscale che ogni anno si prende 10 miliardi di dollari e li toglie agli altri paesi in termini di impresa attraverso le sue maglie molto larghe e questo suo paradiso fiscale. Quindi stiamo parlando di paesi che stanno curando da sempre i loro interessi, sciacallando sugli altri, soprattutto in un momento di disgrazia come questo. Allora, l'Italia, che ha un debito pubblico che mi pare che sia pari al 134,8% del PIL, un deficit che è dell'1,6% del PIL, e la situazione non potrà che aggravarsi, cioè, allora noi veramente siamo quelli che hanno bisogno di liquidità oggi e subito. In tutto questo ragionare, diciamo, dell'Unione Europea, perché io voglio dire che il nostro, che ci tratta da nemico, l'Unione Europea, non l'Europa, ecco, io voglio dirlo, è l'Unione Europea che fa la matrigna e è maligna, non l'Europa, perché l'Europa è e sarebbe un'altra cosa, e mi allaccio a quello che ho detto all'inizio. Devo andare a chiudere, mi rendo conto, ma devo rispondere a Domenico. Domenico chiede se il governo Draghi è un'ipotesi sullo sfondo percorribile. E poi da questo però devo anche aggiungere una sottodomanda. La risposta è sì, a mio avviso sì, è una ipotesi sullo sfondo, e non è un caso che a un certo punto lui sia intervenuto, non è un caso che il Financial Times ne abbia parlato, abbia esposto le sue ricette economiche, abbia ricordato a tutti che cosa è stato il bazooka economico, cioè nulla è casuale, quindi la prospettiva c'è. La domanda che mi permetto di sottintendere è se noi guarderemmo mai con simpatia a questa soluzione, e se alla domanda l'ipotesi c'è, la risposta è sì. Per quanto riguarda la simpatia, la risposta è no, perché nonostante le competenze tecniche e finanziarie di Draghi, che sono, come dire, ineccepibili, noi non possiamo condividere la prospettiva di un ennesimo governo tecnico presieduto da un uomo della finanza, perché allora veramente sarebbe una contraddizione di tutto quello, scusatemi, che abbiamo detto fin qui, e di tutto quello al quale noi crediamo profondamente. Quindi ovviamente io mi auguro un'altra soluzione, che non sia quella di un governo tecnico, non sia quello di un governo nelle mani né di Draghi né di chiunque rappresenti l'altissima finanza, ma io mi auguro che sia un governo politico democraticamente eletto, quando finalmente ci manderanno a votare. Grazie mille Isabella. Nicola, nel suo intervento, ha risposto alla domanda sulla patrimoniale, alla domanda di Sergio Iannetta, nostro amico della Federazione della Ciociaria, che ringrazio. Allora, Isabella mi dà lo spunto per passare la parola a Luca Famiani, che oltre ad essere esponente dell'Associazione Cultura Italia è anche un rappresentante di un'importante federazione che rappresenta centinaia di imprese in Italia. E proprio Isabella diceva come l'Europa può, anche gli aiuti, i sostegni,
alle imprese e alle professioni, e quindi io a Luca chiederei, proprio in questo momento di difficoltà di un settore molto importante dell'impresa italiana, credo che raccolga circa il tuo settore 400.000 addetti, cosa l'Europa sta facendo, cosa potrebbe fare, ma soprattutto come sta anche limitando la possibilità che il paese intervenga per sostenere le imprese in questo momento particolare. Quindi do la parola a Luca e ti ringrazio. Ecco Luca, hai il microfono. Ecco, Federico, perfetto. Mi sentite? Perfetto. Grazie a te, prego. Innanzitutto saluto tutti e ringrazio tutte le persone che sono intervenute, perché hanno dato dei contributi preziosi. È difficile aggiungere qualcosa. Io ripartirei innanzitutto da quello che diceva poco fa Isabella, cioè l'Unione Europea è matrigna e non l'Europa. Io credo che se, come pensiamo, le parole hanno un'importanza, i termini hanno un'importanza, se dopo il Trattato di Lisbona nel 2007 siamo passati dalla comunità europea, con tutto ciò che significa il termine comunità, e noi lo conosciamo bene, a Unione Europea, qualcosa vuol dire. Riparto da un po' il concetto che aveva espresso Nicola Procaccini, ossia che forse nel tempo noi abbiamo svolto un po' male o abbiamo sottovalutato il nostro ruolo nell'Europa. Ecco, se come dice Tremonti a un tavolo ci sta o come pietanza o come commensale, noi ci siamo offerti all'Unione Europea come pietanza. Non abbiamo saputo difendere gli interessi italiani, cosa che invece hanno fatto benissimo Francia e Germania, creando un'alleanza che anche a livello storico non è poi così, non è una cosa consueta, non è qualcosa di solito, ma si sono visti come dei due leoni che, piuttosto che azzannarsi tra di loro, preferiscono avere una preda come può essere l'Italia, che è una preda piuttosto facile. Facile perché nel corso del tempo abbiamo fatto male il nostro lavoro in Europa e non abbiamo saputo mai portare in Europa un governo forte, forte di fare politiche estere rilevanti o diverse da quelle che ci si aspettava, forte di poter imporre le proprie posizioni. Ed oggi lo paghiamo. Oggi lo paghiamo perché le nostre imprese non ricevono nulla dall'Europa, seppure, come diceva prima Procaccini, siamo uno tra i maggiori paesi contributori dell'Europa a livello economico. E quello che è il problema oggi italiano delle imprese è la liquidità. Noi ad oggi, parlo per le imprese del mio settore, del settore della sicurezza privata, che è tra l'altro uno dei pochi settori che dovrebbe continuare a lavorare e continua a lavorare, seppure con situazioni assurde, perché alcuni dei nostri operatori che hanno differenti Ateco non si sono visti inclusi in quelli autorizzati ad operare, ma la loro attività erano comunque richieste, quindi abbiamo agito al di fuori della legge con determinate prefetture che hanno fatto autorizzazioni speciali ed altre no. Quindi abbiamo agito davvero in una maniera, in una situazione emergenziale. Noi ad oggi non abbiamo visto un euro, neanche uno. Nessuna delle aziende che ha aperto casse integrazioni, FIS, fondo integrazione di salari, ha ricevuto un euro. Non c'è nulla. E noi questo lo paghiamo. Lo paghiamo perché questo governo non ha saputo rispondere a quelle che sono le necessità del paese, cioè quella di mettere liquidità, ed oggi ci troviamo in difficoltà. Questa difficoltà, noi guardiamo all'Europa, tutti stiamo guardando all'Europa come società, come persone, come famiglia, come cittadini, guardiamo all'Europa e guardiamo a Conte per cercare di capire cosa sarà di noi. Io penso una cosa a livello personale, penso che percorriamo l'idea di uscire da questa Europa perché non è quello che serve a noi, può essere un'opportunità, non conosco, non sono un economista, quindi non so valutare quali siano i pro e i contro, oppure dobbiamo andare in Europa a sbattere i pugni. Prendo giusto due elementi che vorrei aggiungere, poi lascio agli altri interlocutori la parola. Innanzitutto l'editoriale di oggi di Mario Monti sul Corriere della Sera, che parla del MES e di come è stato costruito, scarica il barile su quello che era stata la contrattazione che ha portato al MES su il governo Berlusconi, senza però inquadrare la situazione storica di quel governo Berlusconi nell'ultimo anno del suo percorso come Presidente del Consiglio. E l'altro elemento, tra il 2010 e il 2012, quando la Germania faceva i prestiti di miliardi di euro alla Grecia in difficoltà, su un'interrogazione parlamentare dei Verdi all'ex ministro delle finanze tedesco, tale Schäuble, che qualcosa ci dovrebbe dire, vennero fuori dai conti che tra il 2010 e il 2012 la Germania portò a casa solo di interessi 952 milioni di euro, di interessi di prestiti fatti alla Grecia. Ecco, è comprensibilissimo che la Germania non voglia assolutamente rinunciare al suo ruolo di egemone e economico all'interno dell'Europa, perché non ne ha voglia, non ne ha interesse, non ha nessuna idea di scendere dal trono che ha. Noi dobbiamo trovare un modo per scalzare questo trono, o imponendoci, oppure trovando delle vie alternative, perché senza di queste noi non possiamo far nulla.
le nostre imprese, le nostre famiglie, i nostri cittadini non avranno opportunità se non quello di sottostare a quelli che sono dei ricatti. Ci faranno il corona bond probabilmente perché dall'altra parte ci obbligheranno ad accettare il MES. Non credo che ci sono alternative, perché altre alternative non ne vedo. Grazie Federico. Federico, mi senti? Scusa Luca, nella mia chiudere i microfoni, mi ero chiuso pure il mio, quindi va bene. Ok, perfetto. Okay. Lascio la parola agli altri così riescono a intervenire tutti, poi se lascio spazio alle domande. Grazie mille, grazie. Cioè, nelle varie citazioni dobbiamo anche ricordare che in Germania c'è ancora qualcuno che non ha perso la memoria, perché le dichiarazioni dell'ex cancelliere Schröder nei giorni scorsi ha fatto un po' riflettere, spero abbia fatto riflettere i tedeschi, ha detto forse ora che la Germania ridi anche qualcosa di quello che ha preso. Ecco, quindi magari quando dicevamo non è l'Europa, lo diceva prima Isabella, ma l'Unione Europea ad avere un atteggiamento sbagliato, noi lo spieghiamo sempre che ci sia ancora qualche europeo di buon senso che possa contribuire a mantenere in piedi questo sogno. E proprio perché parliamo del sogno europeo, che per noi a destra è e rimane una stella alla quale puntare, io vorrei lasciare la parola per un contributo a Francesco Capasso, che è il portavoce di Magneto Italia, ma è soprattutto un giovane militante, quindi capire anche da lui se ripongono ancora speranze nell'Europa così com'è, o se invece appunto dobbiamo coltivare un altro sogno e batterci per questo. Prego Francesco, grazie per la partecipazione. Grazie a te Federico, grazie a tutti. Io chiaramente cercherò di riportare quelli che sono i pensieri del Movimento Magneto Italia in merito alla questione europea e chiaramente in merito alla situazione che stiamo vivendo al giorno d'oggi. Io ho ascoltato tutti gli interventi e li ho ascoltati con il cuore che batteva forte, perché quando si parla di Europa, nonostante noi siamo dei giovani cresciuti in una situazione nella quale molti esponenti, diciamo, della destra parlavano di Europa come un nemico, noi siamo il fatto che nell'Europa risalgano le nostre origini più antiche, le origini della nostra civiltà. Europa è un termine del resto antichissimo, derivato dall'antica Grecia, e ha sempre dato anche segni di un'unione politica fattibile nella storia, non so, la battaglia di Lepanto, l'assedio di Vienna, le stesse crociate. Voglio dire, l'Europa è un'entità che è sempre esistita. L'Unione Europea è un'entità moderna che poco ha a che fare con un'unione politica di stati, di popoli, di idee, di persone, ma sicuramente di banche, di burocrati, tecnocrati e quant'altro. E, come diceva bene, ascoltando Nicola Procaccini, manca il collante a questa Europa, manca il motivo per il quale questi paesi sono oggi tutti insieme, sono oggi membri di un'unione che sembra farci soltanto del male. La matrice classica, come ho detto già prima, c'è ed è visibile a tutti nei monumenti, nella storia, e la matrice religiosa è anche stato un qualcosa che per noi è sempre significato un collante, che invece oggi abbiamo perso. La sinistra europeista in questi casi ha dato il suo contributo, perché ci siamo ritrovati con un'Europa pronta, Europa inteso come sistema, Unione Europea, un'Europa pronta a indebolire l'Italia a qualsiasi occasione, in qualsiasi occasione, e naturalmente il MES non è che l'ultima trovata per indebolire il nostro paese. Questa situazione purtroppo ricorda molto quella che è successa in Grecia qualche anno fa, e il risultato, se dovessimo aderire, pare dagli interventi che ho ascoltato, pare che purtroppo questo paese sia destinato ad aderire a questo meccanismo fascia stati, avrà delle conseguenze disastrose. E le conseguenze vanno sempre, guarda caso, a favore di altri paesi dell'Unione, perché nel momento in cui non c'è una reale unione di solidarietà, c'è un'unione basata semplicemente sul fatto di interessi nazionali di stati che sono più forti di altri. In questo caso, purtroppo, l'Italia nel panorama europeo è uno stato debole. È uno stato debole sul piano delle trattative europee, è uno stato debole dal punto di vista di un debito pubblico che è altissimo, e quindi chiaramente se non ci sarà un cambio di rotta nell'Unione Europea, io credo che questo paese sia destinato ad essere sempre più schiavo di un sistema
sovranazionale che non fa altro che deprimerci da un punto di vista economico, politico, ma anche da un punto di vista sociale nei rapporti con gli altri paesi europei. Io concludo perché volevo fare un intervento rapido e sono molto contento di aver ascoltato persone che mi hanno illuminato dal punto di vista delle conoscenze in questa videoconferenza. Concludo dicendo che l'Europa è stata pensata male, è stata fatta male, però noi abbiamo la possibilità realmente di cambiarla, di migliorarla. Io credo che un Italia exit sia una tentazione molto forte, ma quello che veramente sarebbe positivo per il nostro paese sarebbe ricostruire l'Europa per renderla veramente giusta e per creare un sistema che possa realmente aiutare tutti quanti gli stati membri, non soltanto fare i favori più forti. Grazie Francesco, perché sentire dalle parole di un giovane militante il fatto ancora di crederci in un'altra Europa, un'altra Europa possibile, è sicuramente di incoraggiamento a tutti quanti a combattere in questo momento, soprattutto alle istituzioni come Nicola e Isabella, a non mollare, perché insomma, i nostri ancora vogliamo inseguire questo sogno, diciamola così, e quindi andiamo avanti su questa strada. Io sto vedendo tra le persone che si sono prenotate c'è Flavio che vuole fare una domanda, se ovviamente oltre a fare la domanda ci dici a chi, Flavio, così poi cominciamo a fare un giro di conclusioni, e poi se vedo Ugo, con quello recupero volevo anche da parte di Ugo un contributo, e saluto Alberto Maria, il nostro capogruppo in corto-turismo omicidio, che ci ha raggiunto poco fa in videoconferenza. Prego Flavio. Sì, grazie Federico, mi sentite? Sì. Grazie. Sì, nello specifico la domanda la volevo fare a Nicola, semplicemente perché era quello che poi più precisamente aveva diciamo, trattato la tematica di cui volevo parlare. Infatti, diciamo, il mio ambito di competenza è quello dell'economia, un po' per motivi lavorativi. La domanda che volevo fare è, in questi giorni, parlando ovviamente, come avete ampiamente illustrato, di Eurobond, Corona Bond, di MES come metodo di finanziamento di questo Stato. A tutti gli effetti lo Stato si finanzia e si è sempre finanziato, come ha spiegato bene anche prima Michel, attraverso i titoli di Stato. Titoli di Stato che in tutti questi anni comunque hanno avuto una variazione del tasso di interesse frutto appunto dell'andamento dell'economia, ma che titoli di Stato che oggi a tutti gli effetti hanno un rendimento che è, se vogliamo, ai minimi storici, perché oggi un decennale italiano, il BTP italiano stacca 1,6% di percentuale, noi abbiamo in circolazione dei titoli di Stato che sono ancora esistenti, che appunto pagano una cedola del 18%, quindi rendiamoci intanto conto che abbiamo dei titoli di Stato oggi in una situazione odierna, dei titoli di Stato che hanno un rendimento che è assolutamente basso e quindi hanno un costo per lo Stato che è assolutamente basso. Per cui la mia domanda era, la richiesta del Corona Bond, o comunque come si chiamerà, a tutti gli effetti ci dovrebbe garantire di poter emettere dei titoli che hanno un rendimento più basso, poiché l'emittente ha una garanzia che è più solida, più importante rispetto a quella italiana, in questo caso sarebbe l'Unione Europea, per capirci, o comunque la Banca Centrale. Ma qualora così non fosse, io non vedo una tragicità, poiché le aste dei titoli di Stato a tutti gli effetti vengono sempre presiedute e hanno comunque sempre come posso dire, trovano sempre un acquirente, per cui anche qualora questo non fosse possibile, perché non è possibile emettere dei titoli di Stato in quantità, visto che il pareggio di bilancio non è più necessario, comunque è stato sospeso? Un punto di domanda. Grazie Flavio. Sì, il problema dei titoli di Stato non è quanti ne emetti, ma quanti se ne comprano. Allora, il punto alla fine centrale è questo. Allora, il punto è che noi oggi abbiamo bisogno di quattrini per immettere nella nostra economia. Questi quattrini li dobbiamo chiedere a qualcuno, qui dobbiamo fare deficit. Ma se lo chiede l'Italia, che ha un debito pubblico obiettivamente stratosferico, questi titoli di Stato difficilmente se li comprano se non a tassi di rendita molto alti. Se lo fa la Germania, invece, lo fa la Germania
molto facilmente può in questo momento creare un budget per la sua emergenza economica, perché emette titoli di Stato che vanno a ruba sul mercato e quindi non ha queste difficoltà. Noi ce l'abbiamo, per quello abbiamo bisogno di un deficit comune, perché il punto del corona bond o dell'euro bond è che tu crei deficit comune, e questo non vogliono gli stati cosiddetti rigoristi, perché dicono: perché noi dobbiamo prenderci il deficit vostro, anche se una piccola porzione, quando non possiamo andare sul mercato ed autofinanziarci senza problemi? Questo è il motivo principale per cui loro non vogliono gli euro bond, a noi fanno comodo, come ho detto prima, fino a un certo punto gli euro bond. Andare sul mercato oggi a chiedere, a finanziarci con titoli di Stato italiano, chiaramente non è così semplice. Come ho detto, si può fare con debiti a lunghissima scadenza, ma è chiaro che si tratta di una dazione che noi faremmo nei confronti del nostro Stato, più per una questione patriottica che non per una questione di rendita economica. Però un conto è essere patrioti e un conto è perseguire un interesse economico. Sono sicuramente molti di più quelli che sul mercato perseguono l'interesse economico di quelli che perseguono l'interesse patriottico. Mi dà la possibilità però di dire una cosa che è uscita in queste ore e che mi piace dirvi, e poi vi devo salutare, però mi piace dirvela perché ci aiuta anche nel dibattito che stiamo avendo un po' tutti sui social, su questo fatto del MES. Ah sì, è vero, l'avete stato sottoscritto al governo Monti, però il dibattito è iniziato nel governo Berlusconi. C'è una bella differenza tra il dibattito e la firma, c'è una differenza enorme, perché nell'idea originale del fondo salva stati, quindi del MES, su cui stava lavorando il governo italiano, nello specifico il ministro Monti, era un fondo salva stati non alimentato da trasferimenti di denaro, come poi è stato fatto, ma alimentato da emissione di euro bond. Capito come si sarebbe creato questo gruzzolo a disposizione delle nazioni in difficoltà? Attraverso gli euro bond. Questo fu ovviamente opposto da Germania e in quel momento anche dalla Francia, ed è il motivo per cui poi alla fine il fondo salva stati è diventato tutt'altro. Sono state successivamente inserite anche queste clausole, la famosa troica e quant'altro, per cui poi al momento in cui è stato firmato il fondo salva stati col governo Monti, è diventato qualcosa di molto diverso, come al solito, da come si era partiti. Questo, se può esservi utile, trovate facilmente questa intervista, che è uscita proprio da pochi minuti, a TPI se volete. Io vi devo salutare perché ho l'assedio di mia figlia che raschia alla porta, e quindi credo di dover a questo punto aprire il... Flavio, tu hai un secondo su Nicola prima che ci saluti? Velocemente, era evidente, insomma, che come ha detto, insomma, con precisione, che ovviamente qualora non si facesse ricorso al Corona Bond, il tasso di interesse che noi riusciremmo ad offrire sul mercato per piazzare i nostri titoli di Stato dovrebbe per forza di cose essere più alto. Quindi è chiaro che in prima battuta si dovrebbe fare ricorso al Corona Bond, però l'Italia è un paese che per fondamentali economici ha la capacità di fare ulteriore debito. Ricordo molto velocemente che intanto il patrimonio immobiliare italiano occupa più del doppio del nostro debito pubblico, che sono circa 2.400 miliardi. Ma il debito pubblico di per sé non è un male, non è il cancro di una nazione. Il debito pubblico è un qualcosa di fondamentale che hanno tutti gli stati, che è necessario per qualsiasi stato. Ricordo che il rapporto tra PIL e debito, per esempio, di un paese come il Giappone è il 220%, come bene ha detto Isabella prima, il nostro oggi è il 143%, eppure non si è mai ipotizzato di parlare di un fallimento del Giappone come stato. Per cui il problema non è fare debito, il problema è che questo debito deve generare un circolo virtuoso che poi a sua volta
fa tornare soldi nelle casse dello Stato, per cui seguite quelle che sono le teorie keynesiane. Però in un momento come questo, fare ulteriore debito non sarebbe il male assoluto per un paese come l'Italia, e teniamoci lontano dai paragoni con il fallimento della Grecia, perché la Grecia oggi ha un'economia che cubra circa forse la Lombardia, per cui teniamocela lontana di questo. Però per questo io dicevo, cioè non la vedo tragica alle brutte ricorrere al mercato, questo è un po'... Grazie Flavio, grazie mille. No, Flavio, come ti dicevo, probabilmente è la nostra unica chance ricorrere al mercato. Il problema è che neanche dobbiamo raccontarci fra di noi una cosa che non è vera, che il debito pubblico non impatta in maniera devastante sulla nostra economia. E neanche possiamo raccontarci che andare sul mercato e piazzare i titoli di Stato ad un tasso piuttosto che un altro, alla fine ci cambia poco, ci cambia tantissimo, perché vuol dire mettere in crisi le generazioni che verranno, come purtroppo è stato fatto con noi. È un meccanismo complesso, lasciami dire pure, è stato accennato da qualcuno pure sulla chat, la BCE sta acquistando titoli di Stato italiani in questo momento, non solo italiano, anche tedeschi, però soprattutto titoli di Stato italiano. Tutto a caso, ciò improvvisamente cessasse, e non ci possiamo raccontare fra di noi che la cosa sarebbe indolore per l'Italia, perché non lo sarebbe. Nicola, grazie mille, ti lasciamo scappare, grazie per la disponibilità. Magari nei prossimi giorni, Nicola, visto che il tema Europa nei prossimi giorni tornerà ovviamente in maniera prepotente dopo il 23 febbraio, se ti farà piacere intervenire, possiamo riorganizzare un secondo round proprio per continuare questo dibattito alla luce di quello che succederà il 23 durante il Consiglio. Grazie ancora e buona Pasqua. Ciao Nicola. Ciao. Ciao, grazie, grazie. Allora, mentre Nicola ci saluta, io vorrei, Ugo Cassone, Ugo, così almeno affido a te le conclusioni di questa conferenza prima di andare poi ai saluti. Prego. Ciao Federico, salve a tutti quanti, grazie intanto a Isabella Raudi e a Nicola Procaccini e a tutti quanti coloro che sono intervenuti questa sera, perché credo che veramente si è aperto un grande dibattito, penso che questo sia il dibattito dei prossimi anni. L'Europa sì, l'Europa no, uscire dall'Europa o rimanerne dentro. Due sono i piani di discussione, uno quello lì politico e un altro quello lì economico. Credo che questa crisi ci porterà a una grande decisione, perché se abbiamo, Isabella ha descritto benissimo, cioè l'Europa, anche Nicola, questa Europa manca della propria anima, è un'Europa che la Francia ha fatto la guerra alla Libia, portandoci a noi un disastro economico senza neanche consultarci. È un'Europa che accetta i diktat della Grecia e stiamo sotto ricatto comunque del popolo turco, e ancora c'è il dibattito se la Turchia deve entrare in Europa o meno. Questa è un'Europa che comunque ci porta a ragionare, a rimporci teorie gender e mancare invece assolutamente di poter mettere i nostri crocifissi, i presepi, tutto quello che ci siamo detti. Dal punto di vista economico siamo in un momento drammatico, perché tutto quello che noi abbiamo ascoltato, poi, che comunque è di altissimo livello, poi si deve tradurre in quello che comunque la gente sta vivendo in questo momento. Io credo che questa crisi, che è una crisi che andrà avanti, purtroppo ormai i mesi stanno passando, andrà avanti per i prossimi mesi, e anche dopo che l'apertura ci sarà una forte crisi economica, dove bisognerà far fronte a qualche milione di disoccupati, probabilmente anche in Italia. Perciò credo che tutta questa roba qui aprirà un fortissimo dibattito, e una forza come la nostra, quella dei Fratelli d'Italia, si deve far trovare pronta sia a capire, a studiare, cioè questo è il momento dell'analisi, ma soprattutto a trovare delle risposte e ad avere una posizione chiara, perché oggi non possiamo più avere una posizione che è una posizione intermedia o che non si capisce. Dobbiamo dire chiaramente quello che noi vogliamo fare, perché altrimenti rischiamo di perdere un appuntamento fondamentale nella storia. Per noi l'Europa rimane un sogno come ci avevano descritto sicuramente i nostri padri, ma questa, attenzione, che secondo me non è l'Europa
dei nostri padri. Questa è un'Europa molto differente, molto egoista, e anche un'Europa che comunque ha delle forti contraddizioni, che non hanno quelle degli anni precedenti. Perciò grazie intanto a tutti quanti, ringrazio ancora Isabella e ringrazio tutti quanti voi per questa bellissima serata. Oh, grazie a te per il contributo sempre valido e utile alla discussione. C'era Michelle che voleva, prima di passare ai saluti, rispondere un attimo, cioè completare il ragionamento che stava facendo prima Flavio con Nicola. Prego Michelle. Sì, intanto volevo ringraziare Flavio, insomma, perché è ragazzo molto giovane ed è entrato invece in un discorso molto interessante, molto tecnico e preciso, quindi mi fa piacere che oggi ci sono ragazzi come lui che riescono ancora ad approfondire la cultura economica in questo modo. E lui, volevo solo dare un piccolo chiarimento, perché ha fatto una domanda talmente intelligente che mi dispiaceva lasciarlo, insomma, senza una risposta poi finale sul Giappone. Il Giappone giustamente è una nazione che ha la possibilità di fare il triplo, il quadruplo, il quintuplo del debito pubblico che possiamo fare noi, perché la natura della banca centrale giapponese è una natura del 75% pubblica e 25% privata. La differenza nostra è perché noi non abbiamo una banca di Stato, essendo la nostra banca e la BCE due banche di istituto di diritto pubblico ma private totalmente. Il nostro debito pubblico purtroppo invece è un danno, quindi se noi ragioniamo in questo senso, come diceva giustamente Nicola, su una banca pubblica, allora il discorso possiamo andare a deficit e fare quello che vogliamo. Se lo facciamo in un discorso come lo facciamo in Italia o in Europa, dove le banche centrali sono totalmente private, non si può fare, andremo incontro a un default finanziario. E qui rispondo a Sergio Iannetta che ha scritto sulla chat: se aderissimo al MES potremmo fare la fine della Grecia? Sì, potremmo fare la fine della Grecia, e ci obbligheranno a ristrutturare il nostro debito tramite l'emissione di bond e quant'altro. Peraltro, che concludo e faccio gli auguri di buona Pasqua a tutti, i bond sono dei titoli tossici, quindi noi stiamo comprando dei titoli che serviranno a darci una liquidità immediata, ma ci daranno un debito nel lungo termine. Perché che cosa sono i bond? I bond sono tutti quanti i debiti delle grosse società per azioni controllate in qualche modo dallo Stato, dalla borsa che li emette, e che per ristrutturare il loro debito ci vendono queste tra virgolette azioni chiamate bond, che sono ad altissimo rischio e con le quali noi potremmo veramente anticipare il nostro debito finanziario. Tutto qua, quindi è un po' pericoloso prendere alla lettera quello che dice Manci come Conte. Peraltro, e rispondo sempre a Flavio e scusa a Naccari, e chiudo una cosa che aveva chiesto a Isabella: pensare di avere a capo della nazione l'ennesimo presidente non eletto, l'ennesimo tecnocrate come Draghi è inaudito, anche perché ricordiamo che Draghi è uno dei fautori di questa Europa fatta così, in questo modo, che favorisce semplicemente e solamente nazioni come la Germania, l'Olanda e la Francia. Tutto qui. Concludo qui, era solamente una spiegazione, perché se la meritava, insomma, ho fatto la domanda. Grazie mille, Michele. Isabella, un'ultima considerazione e poi vi salutiamo. Allora, la considerazione è questa: che sono circa due ore che stiamo discutendo, ci stiamo confrontando, e devo dire per me di molto interesse, anche perché i temi economici non sono quelli per me predominanti. Io mi occupo molto di difesa e di altri temi, mentre sul campo economico posso solo imparare, e quindi vi ringrazio molto per questo confronto così stimolante. Ringrazio anche Francesco Capasso, che ha fatto un intervento appassionato, Michel che è molto competente, Nicola naturalmente, tutti quanti voi, e saluto anche Luca che lo vedo inquadrato con in braccio un bambino bellissimo, che è un'Europa diversa da quella che abbiamo. Ecco, io vi auguro che ci sarà, come dicevamo prima, un'altra occasione, perché abbiamo l'appuntamento del 23 che sarà dirimente, inutile nascondere. Noi siamo partiti all'inizio di questa conversazione due ore fa dicendo che appunto a quel Consiglio europeo è affidato un compito importante, che è quello di maneggiare quello che è stato l'accordo dell'Eurogruppo. In tutto questo, a me io non mi sia persa, e anzi voglio anche avvertire che io nel frattempo non ho letto le chat, mi attiverò la prossima volta perché questa era la mia prima esperienza di Zoom, e non abbiamo parlato, non abbiamo anzi ricordato la finta gaffe della Lagarde, cioè questa signora che con questa battuta non ci occupiamo
all'interno degli spread, praticamente è riuscito con una battuta a far scendere la borsa italiana a meno 17, che credo sia un record storico. Però noi non abbiamo parlato della BCE e non c'è la BCE in questo accordo dell'Eurogruppo. Questo è un altro tema, ne parleremo magari la prossima volta, perché in realtà l'assenza della BCE e del suo ruolo, diciamo, di garante della stabilità dell'euro, nonché il fatto che la BCE non ha avuto quella evoluzione, diciamo, a banca prestatrice di ultima istanza, questo impedisce chiaramente il dispiegamento di una potenza, diciamo, di fuoco rispetto a garanzia dei debiti sovrani, perché poi il punto è quello del debito. Allora io dico che sicuramente l'emissione di titoli di Stato nazionali, bond patriottici, potrebbe avere un risvolto negativo, però è anche vero che se noi non perseguiamo questa ipotesi non avremo un'emissione di liquidità. E vorrei aggiungere, a proposito di debiti, abbiamo parlato prima del DL Cura Italia, abbiamo accennato al DL invece liquidità. Quello che non ho detto prima è che il DL liquidità, a dispetto di quel nome, in realtà non è altro che, per noi italiani, una fonte di prestiti che creano un debito, non è un indennizzo di Stato. Quindi noi rischiamo di dover sommare i debiti che i nostri imprenditori faranno qui in Italia, grazie al decreto e a questi interventi di governo, con quelli che sono i debiti più grandi del paese rispetto all'Europa, perché il MES sostanzialmente è la sottoscrizione di un debito che ricadrà proprio sui nostri figli, non solo su di noi. E quindi io penso che noi dobbiamo sforzarci di salvare l'Europa, per come l'abbiamo immaginata e per come ce l'hanno anche insegnata i nostri padri, e provare a disegnarne appunto un'alternativa. Isabella, grazie anche per questa chiusura. Io ti ringrazio per la tua partecipazione, per l'intervento, per il grande contributo che hai dato al dibattito, e già da adesso quindi sei arruolata e convocata per una prossima conferenza insieme a Michelle, insieme a Nicola, in cui continueremo a approfondire questo argomento, perché è uno degli argomenti più complessi, uno degli argomenti che incide molto nella nostra vita quotidiana e futura, che è appunto il tema dell'Europa. Ringrazio tutte le persone che hanno, Luca Pamiani, Luca Cassone, Francesco Capasso, che hanno dato un contributo allo svolgimento di questa conferenza. E se dobbiamo rispondere alla domanda che ci siamo fatti nel lanciare questo incontro, quale futuro per l'Europa, se continua così ci siamo, insomma, ampiamente chiariti che sarà un futuro pessimo, un futuro molto brutto. Se invece da questa emergenza, da questa crisi, sapremo trarre la scossa migliore per riabbrizzare questa barca, allora forse avremo la possibilità di un'Europa migliore e un'Europa molto più vicina ai nostri sogni. Quindi io vi ringrazio, vi auguro buona Pasqua a voi e a tutte le vostre famiglie, grazie per essere stati con noi appunto 2 ore a parlare di Europa e di temi economici. E grazie a tutti, godetevi queste festività seppure in forma limitata, e speriamo quanto prima di poterci anche rivedere di persona per riabbracciarci, farci gli auguri e soprattutto per tornare nelle piazze a cantare e a manifestare per la nostra Europa. Grazie a tutti, grazie. Un saluto. Auguri a tutti. Ciao, grazie. Auguri. Ciao. Ciao. Auguri. Ciao. Ciao. Auguri.